diverse cose. Lei stamattina ha fatto una battuta, un suo intervento molto gentile, molto simpatico, ha parlato del direttore tedesco che si è piegato al rigore della democrazia italiana. Era un atto di gentilezza, vorrei averlo inteso bene, comunque era chiaramente un atto di gentilezza. Ma è un effetto non alla burocrazia, alla lucidità, alla capacità di programmare, quindi alla lungimiranza. Perfetto. Non doveva essere una critica. Anzi, infatti, una reverenza. Sì, sì, no, ma io l'ho voluto in chiave positiva, che fosse proprio, come si dice, diciamo noi, il nostro oggetto professionale, il titolo tecnica, il titolo più sbagliato è quello tecnicamente più efficace. Mi sono salutato così in calcio d'angolo, quindi un'interpretazione forse non volutamente, forse. Allora questo è un punto che volevo dire, lo accennava già il suo collega precedentemente, cioè quando abbiamo da gestire una serie di iniziative impattiamo su dei tempi che ovviamente gioco forse sono legati a quelli della Starbucks. Da questo punto di vista, l'esperienza che lei sta producendo al PES ha prodotto risultati che lei giudica positivi in questa chiave qui, quindi anche il discorso della riforma che mi siede degli interpreti, leggendo alcuni giornali anche degli Stati, degli interpreti istituzionali, ecco, sta producendo gli effetti che lei ritiene siano adeguati alle risposte che possono e debbono essere date per valorizzare la patrimonio culturale. Grazie. Allora, per chiarire, io credo che le antri della burocrazia sono il contrario della programmazione. Quindi non è che io mi arrendo alla burocrazia, mi accolgo con entusiasmo la possibilità, la necessità di fare adesso una programmazione, che è una cosa che tutti noi facciamo. Infatti quest'anno alla Borsa presentiamo il programma del prossimo anno, integro, con spazio per creatività anche, altrimenti eventualmente, però questa è la base su cui partiamo. E non è la burocrazia. La burocrazia è il contrario, perché la burocrazia vuol dire che ci perdiamo in mille meandri che poi non comportano una vera visione, una vera quello che lei ha chiesto, credo che la risposta oggi è qua, perché come ho detto anche stamattina, tutti noi nuovi musei con autonomia stiamo andando molto bene. Quindi sono felice di essere oggi qua con i stimatissimi colleghi, che anche leggendo segna stampa, sentendovi, anche incontrando, insomma, possiamo partecipare a una veramente ampissima apertura, nuove iniziative, progetti di mostre di valorizzazione, a partire dal Museo di Napoli che ha riaperto adesso la collezione egizia, Eva ha riaperto un'intera parte del museo che era chiusa per anni, Carmelo Nerone che finalmente dopo anni ha riaperto il museo che era, come diceva lui, visitabile solo in una minima parte, certo con i bronzi, però credo che i metri e i quadrati era veramente un piccolo frammento. Certo, i progetti c'erano già in parte, però non è un segreto che senza la vostra, il vostro impegno, senza il piglio che avete portato, non credo che sarebbero stati portati a termine in questa forma, in questi tempi. E questo mi porta al primo punto che volevo sottolineare. Io metto la firma su tutto quello che avete detto qui, nuovi modelli di gestione, come ha spiegato un po' Paolo all'inizio, la figura del direttore, la necessità di collegarsi con il territorio, e vorrei solo aggiungere un aspetto che mi sembra molto importante, che è quello della scadenza, perché come tutti abbiamo un contratto a
questo secondo me è una cosa molto positiva, perché anche per noi stessi ci dà un limite di tempo, una prospettiva in cui noi dobbiamo avviare, mostrare, concludere, diciamo, ottenere un risultato che ovviamente non può essere poi il museo perfetto, perché il museo è sempre in movimento, si evolve, non è mai, non deve essere mai fermo, però dobbiamo, come dice Paolo, spesso ci dobbiamo misurare anche con le aspettative, con le esigenze, con i programmi che noi stessi presentiamo, e questo non può che giovare al lavoro che facciamo. Quindi questo nuovo piglio che ha già prodotto dei risultati molto importanti, spero anche a questo, pensiamo all'apertura dei templi, alle mostre che abbiamo fatto, domani si apriamo un'altra mostra nella ex fabbrica Cirio, questo manufatto che cerchiamo di recuperare anche con i fondi CIPE, dove sarà allestita adesso una mostra di arte contemporanea per valorizzare sia la parte archeologica, quindi l'archeologia industriale, ma anche l'arte contemporanea. E così via. Quindi vediamo chiaramente, credo, il modello, che è quello di un museo che ha una prospettiva, per così dire, aziendale, dove si guardano i risultati, si valutano, ci sono delle scadenze, anche dei contratti, e questo avvicina i nostri musei in Italia a quello che in molti altri paesi è già a norma. In più però abbiamo in Italia una peculiarità che non dobbiamo dimenticare, che è emersa con molta chiarezza nel discorso che ha fatto Eva, che noi, almeno a Pesco, meno a Napoli, perché il museo di Napoli ha una storia diversa, anche quello di Reggio, come il museo della Calabria, della Madre Grecia. Noi siamo un museo molto tradizionale di sito, certo di grandissima importanza, però un museo di sito di una tipologia che è molto radicata in Italia. E Eva ha già nel suo discorso un po' spiegato che possono essere degli approcci per rinforzare il legame con il territorio, per essere adempienti, per così dire, nei confronti di questo essere museo di sito. Anche noi a Pesco ovviamente abbiamo sperimentato varie cose, abbiamo cercato di rinforzare il legame con i cittadini, i residenti, accessibilità economica, anche ovviamente materiale, abbiamo sostenitori tra donatori e sponsor che anche loro sono espressione del territorio innanzitutto, e quindi non sono solo fonti di finanziamenti, ma anche loro contribuiscono in una maniera molto importante al legame tra il museo e il territorio. Quindi io credo che la questione che il direttore Ragusa ha posta all'inizio, qual è il modello del museo che vogliamo, certo è quello di un museo moderno, all'altezza, internazionale, con un piglio aziendale, però non dobbiamo dimenticare questa nostra tradizione del museo di sito, che molti vedono un po' a rischio, perché la riforma ha anche comportato una separazione tra sovrintendenze e musei. Per questo io credo che dobbiamo ragionare sul recupero di questo modello, che comunque non è che ha funzionato bene, no? Non è che questa unione tra sovrintendenze e musei, dove i musei poi erano uffici periferici che fungevano anche da base sul territorio per tutto il lavoro della tutela,
questo problema la riforma è stata il rimedio giusto. Adesso è compito dei musei di recuperare questo aspetto del legame con il territorio, o anzi recuperare, rinforzare, scoprire, aprire, ma non da una logica burocratica di comprensori, di insomma, competenze, perché noi abbiamo una competenza sul nostro parco archeologico, sul nostro museo, ma al tempo stesso è interesse nostro vitale e fondamentale non solo di avere questo rapporto con il territorio, ma di essere anche promotori di uno sviluppo economico, culturale e sociale. I musei italiani di sito e anche gli altri sono anche centri culturali e sociali in un comprensorio più ampio. Io credo che adesso stiamo vedendo come l'autonomia concessa ad alcuni musei produce dei risultati positivi anche in questo ambito. Quindi questa paura, questa preoccupazione all'inizio, che questa separazione sul livello amministrativo, burocratico, poi comportasse anche una separazione nell'approccio quotidiano, non si è verificato, anzi vediamo, e questo credo che dobbiamo renderci conto e cercare di andare avanti in questa direzione, vediamo come accade il contrario, come i musei di Napoli, di Taranto, di